Questo video è stato prodotto da Riccardo Zigarini, El Vega, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi ed Elia Morini. Il tessitore nella cripta di Clark Ashton Smith. Lettura di Libri in pillole. Illustrazione di Eros Veschi. Le istruzioni di Famorg, 59° re di Tasun, erano minuziose, particolareggiate ed esplicite, e non si potevano trasgredire senza incorrere in punizioni al cui confronto la morte sarebbe diventata una piacevolezza. Yanur, Grotara e Tirla in Ludok, tre dei più arditi guerrieri del re, cavalcavano nel mattino allontanandosi dal palazzo di Mirab e con aria allegra discutevano su quale si sarebbe rivelato il male peggiore nel loro caso, obbedire o disobbedire agli ordini del sovrano. L'incarico che avevano ricevuto da Famorg era tanto singolare quanto sgradevole. Dovevano recarsi a Chaongak, l'antica e da tempo abbandonata capitale dei re di Tasun, 150 chilometri a nord fra le colline del deserto, scendere nelle cripte funerarie sotto il palazzo in rovina e quindi trovare e riportare a Mirab quello che restava della mummia di re Tnepris, fondatore della dinastia a cui apparteneva Famorg. Da secoli nessuno metteva più piede a Chaongak e lo stato di conservazione dei morti nelle catacombe era incerto. Ma anche se di Tnepris fosse rimasto soltanto il teschio, l'osso del mignolo o la polvere in cui si era ridotta la mummia, i tre uomini avrebbero dovuto raccoglierla accuratamente e conservare tutto come una santa reliquia. «È una missione da iene più che da soldati», brontolò Yanur fra i peli della barba nera a punta. Ah, per il dio Yululun, guardiano delle tombe. Turbare la pace dei morti mi sembra una pessima cosa. Certo, non è bene per gli uomini tornare a Chaongak, che la morte ha scelto come sua capitale, radunandovi tutti i ghoul perché le rendessero omaggio. Il re dovrebbe mandarci i suoi imbalsamatori, opinò Grotara. Era il più giovane e grosso dei tre, più alto di tutta la testa di Yanur o Tirlain Ludok. E come loro era un veterano di guerre feroci e pericoli disperati. Sì, l'ho detto che è una missione da iene, ripeté Yanur. Ma il re sapeva che in tutta Mirab noi eravamo gli unici mortali che avrebbero osato entrare nelle cripte maledette di Chaongak. 2 secoli fa, Remandis voleva recuperare lo specchio d'oro della regina Avaina e regalarlo alla sua concubina preferita. Per questo ordinò a 2 campioni di scendere nella tomba personale di Avaina, dove la mummia della regina siede sul trono con lo specchio in una mano avvizzita. I campioni andarono a Chaongak, ma non tornarono più. E Remandis, avvertito da un veggente, non fece un secondo tentativo di procurarsi il monile, ma si limitò a donare alla sua amante un'altra cosa. Yanur, i tuoi racconti farebbero contento più di un condannato a morte, disse Tirlain Ludok, il più anziano dei tre, la cui barba castana era sbiadita al sole del deserto e aveva preso un color canapa. Ma non ti biasimo, perché hai risaputo che quelle catacombe sono infestate da pericoli peggiori dei cadaveri o dei fantasmi. Molto tempo fa, strani demoni si rifugiarono laggiù dal folle e maledetto deserto di Dloth. E ho sentito dire che i re abbandonarono Chaongak per via di certe ombre che apparivano anche a mezzogiorno nelle sale del palazzo, in assenza di qualunque forma che le proiettasse. Una volta apparse, non se ne andavano più e non cambiavano con la luce. Quanto agli esorcismi di preti e stregoni, non potevano affatto attenuarle. Alcuni dicono che chi toccava le ombre vedeva annerire e imputridire la propria carne come quella di un cadavere vecchio di 1 mese, e tutto in un istante. A causa di un esperimento di quel genere, la mano destra di Re Agmeni marcì fino al polso e cadde come un pezzo di carne lebbrosa. Dopodiché nessuno volle più vivere a Chaongak. Io ho sentito altre storie, disse Yanur. L'abbandono della città fu dovuto innanzitutto a un problema di pozzi e cisterne, da cui l'acqua svanì dopo un terremoto che aveva spaccato la terra e creato profonde fenditure. Il palazzo dei re sprofondò in uno dei crepacci fino alla cripta più nascosta.
Per avere inalato i vapori infernali che ne uscivano, il re Agmeni venne colto da violenta pazzia. Non si riprese del tutto per il resto della vita, neppure quando lasciò Chaongakka e fece costruire Mirab. «Questo sì che è un racconto credibile», osservò Grotara. «Si direbbe che Famorg abbia ereditato la pazzia del suo antenato Agmeni. La casa reale di Tasun è in marcia e credo che stia andando in malora. Puttane e stregoni brulicano nel palazzo di Famorg come vermi in un cadavere. E ora che ha sposato questa Lunalia, principessa di Xilak, sembra che il re abbia trovato la puttana e la strega in una sola donna. Ci ha spediti in questa impresa per ordine di Lunalia, che vuole la mummia di Tnepris per i suoi scopi sacrileghi. Tnepris, a quello che ho sentito dire, è stato il grande mago dei suoi tempi, e Lunalia vuol servirsi delle potenti facoltà delle sue ossa e della polvere in cui si è trasformato per ottenerne filtri. Puh, non mi piacciono servizi del genere. A Mirab ci sono mummie a sufficienza per farne pozioni. Gli amanti della regina impazzirebbero lo stesso. Famorg ha perso la testa, oppure è diventato scemo. Attento, lo ammonì Tirla in Ludok, perché Lunalia è un vampiro che brama continuamente i giovani forti. Il tuo turno potrebbe essere il prossimo, Grotara, se la fortuna ci permetterà di uscire vivi da questa impresa. Ho visto come ti guardava. Piuttosto prenderei come compagna la leggendaria Lamia, protestò Grotara con virtuosa indignazione. La tua avversione non ti aiuterà, disse Tirrain Ludok. Perché so di altri che hanno bevuto le pozioni. Ma ecco là l'ultima osteria del Mirab. E la mia gola è secca al semplice pensiero del viaggio che ci aspetta. Avrò bisogno di un'intera damigiana di vino di Yoros per lavare la polvere. Hai detto bene, convenne Yanur. La mia gola è già asciutta come la mummia di Tnepris. E tu, Grotara? Io berrò qualunque cosa, purché non sia la pozione della regina Lunalia. Montati su veloci, instancabili dromedari e seguiti da un quarto cammello che portava in groppa un leggero sarcofago di legno per alloggiare il re Tnepris, i tre guerrieri si erano lasciati alle spalle le strade luminose e chiassose di Mirab, i campi di sesamo e i piccoli poderi coltivati ad albicocchi e melograni che si estendevano per chilometri intorno alla città. Prima di mezzogiorno si erano separati dalla rotta delle carovane e avevano imboccato una strada che veniva usata raramente se non da leoni e sciacalli. Per fortuna la via per Chaongakka era segnata con chiarezza perché le tracce degli antichi cocchi erano impresse profondamente nel suolo del deserto, dove la pioggia non cadeva più in alcuna stagione. La prima notte dormirono sotto le stelle fredde e numerose, facendo la guardia a turno per evitare che un leone li sorprendesse indifesi o che una vipera si insinuasse fra loro in cerca di calore. Il secondo giorno attraversarono una serie di ripide colline e profondi crepacci che ne ritardarono la marcia. Non si sentivano fruscii di lucertole né di serpenti, e il silenzio, che pesava come una muta maledizione, era interrotto soltanto dalle voci dei tre e dal passo dei cammelli. A volte, sui pinnacoli nudi che svettavano contro il cielo poco luminoso, si vedevano gli scheletri di cactus secchi da secoli e alberi carbonizzati da incendi di cui si era persa la memoria. Il secondo tramonto li trovò in vista di Chaongakka, le cui mura in rovina si ergevano in un'ampia vallata a meno di 4 leghe. I tre arrivarono a un altarino eretto lungo la pista e dedicato a Yukla, il piccolo e grottesco dio delle risate, il cui influsso era ritenuto quasi sempre benigno. Per quel giorno decisero di non proseguire oltre e si rifugiarono nel tempietto cadente, cercando riparo dai demoni e dai ghoul che abitassero vicino alle mura maledette. Avevano portato da Mirab un otre pieno dell'ardente vino rosso di Yoros, e benché fosse ormai vuoto per 3/4, i tre brindarono nel crepuscolo sull'altare in rovina, pregando Yukla di proteggerli come poteva dai demoni della notte. Dormirono sulle pietre nude e consunte intorno all'altare, facendo i turni di guardia come prima. Grotara, che ebbe il terzo turno, assistette allo sbiadire delle stelle raccolte in grappoli e svegliò i compagni in un'alba che somigliava a uno spolverio di ceneri nel cielo nero brace.
Dopo una colazione frugale a base di fichi e carne di capra essiccata, ripresero il viaggio guidando i cammelli verso il fondovalle, ma quando incontravano una delle terribili fenditure nella terra o nella pietra, dovevano procedere a zigzag sui declivi. Questo rallentava la loro andatura e la rendeva tortuosa. La pista era fiancheggiata da tronchi di alberi da frutta morti da tempo e da rifugi o catapecchie in cui nemmeno le iene osavano più ripararsi. A causa delle numerose deviazioni, era ormai mezzogiorno quando raggiunsero le strade della città dove gli zoccoli risuonavano cupamente. Simili a laceri mantelli porpora, le ombre delle case in rovina cadevano vicino alle rispettive porte e pareti. Ovunque si scorgevano i disastri del terremoto e i lastricati spaccati, fiancheggiati da cumuli di macerie, costituivano la prova dei racconti di Yanur sui motivi per cui la città era stata abbandonata. Il palazzo dei re, comunque, torreggiava sugli altri edifici. La rovinosa massa di pietra scura color porfido guardava su una bassa acropoli al centro del quartiere settentrionale. Nell'antichità, un'intera collina di sienite rossa era stata spogliata dal terreno e scolpita in modo da ricavarne mura lisce e circolari che formavano la protezione dell'acropoli. Intorno alle mura si snodava la strada che portava gradualmente in cima. Seguendola e avvicinandosi alle porte della corte centrale, i guerrieri di Famorg individuarono una fenditura che tagliava la via fra le mura e il pendio e che incideva una profonda voragine nel fianco del colle. Era larga meno di un metro, ma quando i dromedari la videro, si ritrassero. I tre smontarono e, lasciati i quadrupedi ad aspettarli dov'erano, saltarono agilmente il fosso. Grotara e Tirla in Ludok portavano il sarcofago, Yanur l'otre, e insieme passarono sotto il malconcio barbacane. Il grande cortile era disseminato di macerie che provenivano da torri e balconate un tempo possenti. I guerrieri avanzarono con cautela, sorvegliando le ombre e tenendo la mano sull'impugnatura delle spade come se dovessero attraversare le barricate di nemici nascosti. Trasalirono alla vista della sagoma bianca e nuda di una donna colossale che giaceva in un portico oltre il cortile, fra blocchi di pietra e altri detriti. Avvicinandosi, si resero conto che non era la rappresentazione di un demone femminile come avevano pensato, ma soltanto una statua di marmo che aveva avuto la funzione di cariatide fra le gigantesche colonne. Seguendo le indicazioni fornite da Famorg, i guerrieri entrarono nel salone principale del palazzo. Là, sotto il tetto sfondato e crollante, proseguirono con la massima circospezione per paura che l'urto di una piccola anfora o una parola più forte d'un sussurro facesse cadere la valanga di rovine sospese su di loro. Tripodi di rame chiazzati di verdi rovesciati, tavolini e treppiedi di ebano scheggiato, residui di porcellane dipinte a vivaci colori, erano intervallati da grandi frammenti di piedistalli, mobili antichi e rovine architettoniche. Mentre su una pedana traballante verde screziata di rosso, il trono dei re in argento brunito inclinava fra mutile sfingidi di aspro che montavano la guardia eternamente. All'estremità opposta del salone trovarono un'alcova, non ancora bloccata dai detriti, da cui partivano le scale che scendevano nelle catacombe. Prima di cominciare la discesa fecero una breve pausa. Yanur si attaccò senza complimenti all'otre, alleggerendolo considerevolmente per poi passarlo a Tirla in Ludok, che reclamava da bere. Quest'ultimo e Grotara finirono il vino e il secondo non protestò perché gli era toccata la feccia. Così dissetati, accesero tre torce di terebinto resinoso prese dal sarcofago. Yanur aprì la via sfidando le tenebre con la spada sfoderata e una torcia che fumava nella sinistra. I compagni lo seguirono con il sarcofago in cui, sollevando un poco il coperchio, avevano infilato le estremità delle altre torce. Il potente vino di Yoros era entrato in circolo e aveva fatto sparire tutte le ombre e le apprensioni, ma del resto erano bevitori abituali e riuscivano a muoversi con cautela e attenzione senza inciampare sui gradini bui e incerti. Attraversata una serie di cantine piene di anfore sbreccate e crepate, i tre uomini seguirono le ripetute giravolte delle scale ed entrarono in un gran corridoio ricavato nella sienite più profonda, sotto le strade della città. Si estendeva in un'oscurità senza confini,
le pareti intatte e il soffitto senza fessure che lasciassero filtrare un raggio di luce. Era come trovarsi in un'imprendibile città dei morti, con le tombe dei re più antichi a destra e i sepolcri delle regine a sinistra. Corridoi laterali conducevano a un mondo di cripte sussidiarie riservate agli altri membri della famiglia reale. Al termine del corridoio principale avrebbero trovato la camera funeraria di Treprise. Camminando lungo la parete di destra, Yanur arrivò ben presto alla prima tomba. Secondo il costume, le porte erano aperte e più basse della statura di un uomo, in modo che chiunque entrasse doveva inchinarsi umilmente dinanzi alla morte. Yanur tenne la torcia all'altezza dell'architrave e lesse stentatamente la dicitura scolpita nella pietra. Si trattava della tomba di Rea Carnil, il padre di Agmeni. «In realtà», disse il guerriero, «qui non troveremo niente, a parte i morti che non disturbano nessuno». Poi, spinto dal vino a cimentarsi in una bravata, si chinò davanti al portale e agitò la fiaccola ardente nella tomba. Per la sorpresa, ruppe in una forte imprecazione militare che condusse gli altri due a posare il fardello e a raggiungerlo subito. Guardando nella gran tomba reale, squadrata e dalla volta ad arco, videro che l'occupante non c'era. L'alto trono d'oro ed ebano misticamente scolpito, dove la mummia incoronata e vestita come in vita avrebbe dovuto essere assisa, poggiava contro la parete di fondo su una bassa pedana. Sul sedile si vedevano una tunica nera e carminio e la corona, simile a una mitra d'argento tempestata di zaffiri neri. Si sarebbe detto che il re defunto si fosse spogliato per andar via. Stupiti e con l'effetto del vino che svaniva rapidamente dal cervello, i guerrieri provarono il brivido strisciante del mistero e dell'ignoto. Yanur, tuttavia, si fece forza ed entrò nella cripta. Esaminò gli angoli in ombra, alzò e scuoté la veste di Acarnil, ma non trovò indizi che spiegassero l'enigma della mummia scomparsa. Nella tomba non c'era polvere e nemmeno il più debole odore di decomposizione. Il guerriero raggiunse i compagni e i tre si guardarono a vicenda costernati dall'arcano. Ricominciarono a esplorare il corridoio e Yanur continuò ad affacciarsi alla soglia di ogni tomba, fermandovisi davanti per proiettare la torcia all'interno e rischiarare il buio tremolante. Ma ogni volta seguiva la scoperta di un trono vacante e ornamenti reali dismessi. Non sembrava che ci fosse una spiegazione razionale per la scomparsa delle mummie, per la cui conservazione erano state impiegate le più potenti spezie d'Oriente insieme al natron che le rendeva praticamente incorruttibili. Date le circostanze, non era probabile che fossero state rubate da ladri umani, i quali non avrebbero lasciato i preziosi, le vesti e i metalli dove erano. E appariva ancor meno credibile che fossero state divorate dagli animali, perché in quel caso sarebbero rimaste le ossa e i vestiti sarebbero stati ridotti a brandelli. I mitici terrori di Chaungak cominciarono ad assumere un'oscura imminenza e i cercatori continuarono l'esplorazione dei sepolcri con le orecchie tese dalla paura, pur nel silenzio. Finalmente, dopo aver constatato che una decina di tombe erano deserte, i tre uomini videro nel corridoio alcuni oggetti metallici e lucenti. Esaminandoli meglio, si accorsero che erano due spade e due elmi con corazze di tipo leggermente arcaico, ma appartenuti a guerrieri di Tasun. Avrebbero potuto essere benissimo quelli degli uomini mandati da Remandis per recuperare lo specchio di Avaina e mai tornati. Davanti a reliquie così inquietanti, Yanur, Grotara e Tirlain Ludoch furono colti dal desiderio impellente di compiere la missione e tornare alla luce del sole. Si affrettarono, senza più ispezionare ogni tomba, e discussero lo spinoso problema che si sarebbe presentato se anche la mummia cercata da Famorg e Lunalia fosse sparita come le altre. Il re aveva ordinato di recuperare i resti di Tnepris e i tre sapevano che in caso di fallimento non sarebbe stata accettata nessuna scusa o spiegazione. Stando così le cose, il ritorno a Mirab non era consigliabile e l'unica salvezza consisteva nel fuggire a nord, oltre il deserto settentrionale, sulla rotta delle carovane di Zulbasair o Xilak. Avevano attraversato una distanza che sembrava immensa fra le cripte più antiche. Laggiù le formazioni di pietra erano più morbide e friabili, perché il terremoto aveva prodotto danni considerevoli. Il pavimento era coperto di detriti,
I lati e il tetto erano pieni di crepe e alcune stanze erano collassate, in modo che la mancanza delle mummie poteva essere confermata da un semplice sguardo di Yanur e i suoi compagni. Avvicinandosi alla fine del corridoio, gli uomini si trovarono di fronte a una voragine che si apriva sul pavimento e sul tetto, spaccando in due l'architrave e la soglia dell'ultima tomba. Era una crepa larga circa 1,5 metri e la torcia di Yanur non riusciva a rischiararne il fondo. Sull'architrave si leggeva il nome di Tnepris, un'iscrizione antica che raccontava le imprese e i titoli del re e che il cataclisma aveva diviso in due. Incamminandosi su uno stretto costone, Yanur entrò nella cripta. Grotara e Tirlain Ludoc si affrettarono a seguirlo, lasciando il sarcofago nel corridoio. Il trono mortuario di Tnepris, rovesciato e in pezzi, giaceva a cavallo della fenditura che attraversava la tomba da parte a parte. Non c'era traccia della mummia, che a giudicare dalla posizione del seggio doveva essere precipitata nel crepaccio quando questo era caduto. Prima che gli esploratori potessero esprimere la loro delusione e amarezza, il silenzio fu interrotto da un rombo sordo, come un tuono in lontananza. La pietra sotto i piedi tremò e le pareti oscillarono mentre il brontolio cresceva, sempre più vibrante e minaccioso. Il pavimento solido si alzò, dando l'impressione di scorrere con un moto continuo e sconvolgente. Poi, quando i tre uomini si voltarono per fuggire, ebbero la sensazione che l'universo precipitasse in un fragoroso diluvio di buio e rovine. Grotara riprese i sensi nell'oscurità e si accorse di sopportare un doloroso fardello, come se un pozzo monumentale fosse stato costruito sui suoi piedi e gli avesse schiacciato le gambe. La testa pulsava e gli faceva male, come per effetto di un colpo di mazza. Scoprì che il tronco e le mani erano liberi, ma il dolore alle gambe era diventato insopportabile e quando cercò di tirarle fuori dalle macerie, svenne di nuovo. Resosi conto della situazione, il terrore lo afferrò con dita spietate. C'era stato un terremoto come quello che aveva provocato la fine di Chaungak e lui era sepolto nelle catacombe insieme ai compagni. Gridò, ripetendo molte volte i nomi di Yanur e Tirlain Ludoc, ma non ci furono né un gemito né un movimento a dimostrare che fossero vivi. Grotara allungò il braccio destro e tastò numerosi detriti. Ruotò il busto verso di essi e trovò parecchi frammenti di pietra di grosse dimensioni, con in mezzo un oggetto liscio e rotondo che aveva una cresta al centro. Era l'elmo indossato da uno dei compagni. A dispetto degli sforzi disperati, non riuscì a muoversi di più e non poté identificarne il proprietario. Il metallo era intaccato in più punti e la cresta era stata piegata dall'impatto con qualcosa di molto pesante. Nonostante la situazione in cui si trovava, il fiero carattere di Grotara rifiutò di cedere alla disperazione. Si trascinò in posizione seduta e, piegandosi in due, riuscì a toccare l'enorme blocco che gli era caduto sugli arti inferiori. Provò a spingerlo con uno sforzo erculeo, furioso come un leone in trappola, ma la massa era inamovibile. Gli sembrò di lottare per ore con un mostruoso cacodemone e i suoi tentativi si placarono solo per sfinimento. Alla lunga tornò supino e il buio lo schiacciò come una cosa viva, divorandolo tra fitte di dolore e spavento. Cominciò il delirio. E Grotara pensò di aver sentito un vago, orribile brusio che veniva dalle viscere rocciose della terra. Il rumore aumentò, come se salisse da uno spacco nell'inferno. Sopra di lui si intravedeva un lucore pallido e irreale che, tremolando, permetteva di gettare un'occhiata incerta al tetto crollato. La sorgente di luce si intensificò e, alzandosi un poco, il soldato vide che veniva dalla fenditura che il terremoto aveva aperto nel pavimento. Era diversa da qualsiasi altra luce, un alone livido che non era il riflesso di una lampada, di una torcia oppure di una fiaccola. Faceva pensare all'orrendo ronzio, come se la vista e l'udito si fossero scambiati i ruoli. Simile a un'alba senza sole, la luminescenza strisciava fra le rovine come intessuta dalle vibrazioni. Grotara vide che l'ingresso della tomba e gran parte della struttura del sepolcro erano crollati. Un pezzo di pietra lo aveva colpito alla testa e gli aveva fatto perdere i sensi, mentre una grande sezione del tetto gli era caduta sulle gambe.
I corpi di Tirla in Ludok e di Janur giacevano intorno alla fenditura che si era comunque allargata. Capii che erano morti entrambi. La barba di Tirla in Ludok era scura e indurita dal sangue che scendeva dal cranio sfondato. Janur era mezzo sepolto da un mucchio di detriti e blocchi di pietra da cui emergevano soltanto il torso e il braccio sinistro. La sua torcia era spenta fra le dita rigide che la stringevano come un sostegno annerito. Grotara osservò tutto questo in una specie di sogno. Poi vide la sorgente della straordinaria illuminazione. Dalla voragine nel pavimento era salito un globo di luce fredda e incolore, rotondo come una vescia e grande quanto una testa umana, sospeso sul crepaccio simile a una strana luna. Quella specie di fungo biancastro oscillava con un lieve ma incessante movimento vibratorio e dalla sua superficie, forse a causa della vibrazione, si riversava il pesante ronzio della luce che cadeva in onde tremule. Una specie di timor sacro si impossessò di Grotara, ma non era paura. Luce e suono intessevano intorno ai sensi un incantesimo letargico. Il guerriero si tirò a sedere, rigido e incurante del dolore e della disperazione, mentre il globo ondeggiava per pochi istanti sulla voragine e fluttuava lentamente in senso orizzontale fino a trovarsi sopra il volto riverso di Janur. Con deliberata lentezza e la stessa incessante oscillazione, il globo scese sulla faccia e sul collo del morto, che parve sciogliersi come sego man mano che la sfera si abbassava. Il ronzio si fece più grave, il globo splendette di una lucentezza arcana e il suo pallore di morte fu chiazzato da un'iride impura. Si gonfiò e crebbe grossolanamente, mentre nell'elmo la testa del guerriero morto rimpiccioliva e le piastre della corazza cedevano internamente. Sembrava che il torso di sotto stesse collassando. Grotara assistette con chiarezza all'orribile spettacolo, ma per fortuna la sua mente era obnubilata da un anestetico interno. Ricordare era difficile, pensare lo stesso. Eppure riuscì a trattenere l'immagine delle tombe vuote, delle vesti e delle corone scivolate di dosso ai proprietari. L'enigma delle mummie scomparse, su cui si era scervellato insieme ai suoi compagni, era finalmente risolto. Quanto all'entità che ingrassava a spese di Janur, era al di là di ogni conoscenza e ipotesi umana. Si trattava di un famelico abitatore del mondo sotterraneo, liberato dai demoni del terremoto. Ora, nello stato catalettico di cui era prigioniero, Grotara vide che a poco i detriti da cui erano imprigionati i fianchi e le gambe di Janur si assestavano. L'elmo e la cotta di maglia che ne coprivano il corpo erano ridotti a gusci vuoti. Il braccio proiettato in avanti era avvizzito ed era diventato più corto, mentre le ossa si ritiravano come liquefatte. Il globo era divenuto enorme, arrossato da un nauseante color rubino, simile a una luna vampira. Dalla superficie pendevano evidenti corde e filamenti color perla che vibravano di sfumature straordinarie e che si aggrappavano al pavimento in rovina, alle pareti e al soffitto come fili di una tela di ragno. Si moltiplicavano sempre più spessi, formando un drappeggio fra Grotara e la voragine, e ora ricadevano su Tirla in Ludok e Grotara stesso, fino a quando l'alone sanguigno del globo gli apparve attraverso arabeschi di un malefico opale. Ormai la ragnatela aveva riempito la tomba. Filava splendente e con 100 sfumature diverse, stillando bellezza succhiata dallo spettro della dissoluzione. Fioriva di fiori fantasma, foglie che spuntavano e svanivano come per negromanzia. Grotara ne era accecato e sempre più la fantastica tela lo avviluppava. Estranei, freddi come le dita della morte, i fili si abbarbicavano alla sua faccia e alle mani, tremolando. Grotara non poté stabilire la durata della tessitura, il termine del suo imprigionamento. Alla fine vide vagamente l'assottigliarsi dei filamenti luminosi, il ritiro dei tremolanti arabeschi. Il globo, un'entità di bellezza maligna, viva e cosciente nel suo modo indecifrabile, si era sollevato dall'armatura vuota di Janur. Tornato alle dimensioni originali e persa la tinta sangue e opale, ridiscese lentamente nella voragine. Grotara sentiva che lo fissava, così come fissava Tirla in Ludok. Poi
Simile a un satellite delle caverne sotterranee, la sfera si ritirò pian piano nella fenditura e la luce svanì dalla tomba, lasciando Grotara in un buio sempre più fitto. Dopodiché ci furono secoli di febbre, di sete e follia, di sonno e sofferenza, di lotte continue per tentare di liberarsi dai pesantissimi blocchi che lo tenevano prigioniero. Diceva frasi sconnesse, ululava come un lupo, oppure restava supino e in silenzio, ascoltando le molte voci dei vampiri che cospiravano contro di lui. Le gambe schiacciate, che andavano rapidamente in cancrena, pulsavano come quelle di un titano. Il guerriero estrasse la spada con la forza del delirio e riuscì a tagliarsi le estremità all'altezza degli stinchi, ma svenne per la perdita di sangue. Si risvegliò sentendosi debole e quasi incapace di sollevare la testa, ma vide che la luce era tornata e sentì ancora una volta l'incessante e vibrante ronzio che riempiva la cripta. Aveva la mente snebbiata e un vago terrore si impossessò di lui. Sapeva che il tessitore era sorto dalla voragine e la ragione poteva essere soltanto una. Grotara girò la testa laboriosamente e guardò la sfera luminosa che oscillava a mezz'aria e poi si abbassava senza fretta sulla faccia di Tirlain Ludoch. Di nuovo si gonfiò grossolanamente, simile a una luna piena di sangue, quindi si nutrì dei resti del guerriero anziano. Di nuovo, a occhi sbarrati, Grotara seguì la tessitura della ragnatela dai riflessi iridescenti e impuri, un modello di splendore mortale che velava la catacomba in rovina con magiche illusioni. E di nuovo, simile a un insetto moribondo, il guerriero fu avviluppato nei filamenti freddi e ultraterreni della tela, i cui fiori negromantici, che sbocciavano e subito avvizzivano, impreziosivano l'aria su di lui. Ma prima che la ragnatela si ritraesse, il delirio tornò a impossessarsi di Grotara, popolando le ombre di demoni. Il tessitore completò la sua opera non visto, quindi ridiscese indisturbato nella voragine. Grotara si dibatteva nell'inferno della febbre o cedeva al nero e insondabile nadir dell'oblio. Ma la morte tardava, sempre a distanza, e il guerriero viveva soltanto in virtù della sua giovinezza e forza gigantesca. Ancora verso la fine i sensi si schiarirono e per la terza volta vide la luce straordinaria e sentì il triplamente odioso ronzio. Il tessitore lo sovrastava, pallido, lucente e vibrante, aspettando che morisse. Grotara alzò la spada con dita indebolite, cercando di scacciarlo, ma l'entità era vigile e attenta, comunque oltre la sua portata. Il guerriero pensò che lo osservasse come un avvoltoio. La spada gli scivolò di mano e l'orribile sfera luminosa si fece più vicina, come una faccia tenace e senza occhi. Sembrò che lo seguisse in una notte senza fine, mentre lui cadeva nella morte. Senza testimoni della sua opera stupenda, immerso nelle tenebre prima e dopo, il tessitore ricamò l'ultima tela nella tomba di Tneprise.